Ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Ciao a tutti. Oggi siamo di nuovo in compagnia di Fabio, il mio fidanzato, a cui sottoporremo una serie di domande per vedere se mi conosce bene. Sei pronto? Prontissimo. Ok, iniziamo. Prima non sbirciare. Fabio, non sbirciare. A parte che non vedi niente, sei senza occhiali. Non guardare comunque, guarda in camera. Dove e quando ci siamo incontrati la prima volta? Allora, la prima volta ci siamo trovati in discoteca. Era tipo 27 meno 11 anni fa. Ok, in una discoteca qui nella nostra città. Sì. Dove e quando è stato il nostro primo appuntamento? Allora, dove è stato? In un bar qui della zona. Allora, parla normale. Ah sì? Parla normale come sei tu davvero, dai. Dove è stato? In un bar della zona. Quando? 11 anni fa. Allora, questo è un po' più difficile. Quando e dove è stato il nostro primo bacio? È stato in discoteca. No. Sì. No, non è vero. Sì. No, non è vero. Allora non lo so proprio. Molto male, questa è una cosa molto triste, che non sai quando ci siamo dati il primo bacio. C'è solo 11 anni fa. Chi ha detto il primo ti amo? Ah beh, sono stato io per forza. Fabio, parla male! Quando compio gli anni? Gennaio. Di che anno? Del 1991. Dove sono nata? Sei nata a Vercelli? Assolutamente no. No, a Biella, infatti. Fabio, cioè... Il mio segno zodiacale? È Capricorno. Ok. Il mio colore di capelli naturale? Beh, castano scuro. Che castano scuro? Cosa dici? Nero. Fabio! Solo senza occhiali. Sì, ho capito, mi conosci da 12 anni. Appunto. Qual è il mio colore di capello? Castano scuro. Ma non è vero? Sì. Comunque ho sbagliato anche questo perché è un biondo cenere. Colore dei miei occhi? Verde. Ok. Porto degli occhiali o le lenti a contatto? Certo, ambe due le cose. Insieme. Tutte e due. Insieme, una sull'altro. Qual è il mio numero fortunato? L'11. No. No, è il 7. È il 7. Qual è il mio punto debole? La maionese. Ma che cavolo dici? La maionese. Ma il mio punto debole non è la maionese. Come no? Dovresti dire in un punto, nel senso, a cosa non posso assolutamente rinunciare. È per l'appunto. Io non la mangio mai la maionese. Ma come no? No, comunque è sbagliata anche questa. Completamente sbagliata fai. La parola che dico più spesso... Che buon profumo. Profumo. Ecco, profumo. Io pensavo dicessi top. No, profumo. Allora, tre cose a cui io non posso rinunciare. Profumo. Vabbè, hai profumi, che è giusto. Profumi. Dai! Ma che te devo dire? Due cose mancano. Vabbè, lasciamo perdere. E poi gli elastici per i capelli. Ma che cosa? Te lo giuro. Non potrei vivere, perché sennò... Cosa guardo in un ragazzo? Vabbè, gli occhi. Ok. La simpatia. Ok. Il culo. No, assolutamente. No, non si può dire. No. Ma basta. Gli occhi e la simpatia. Tre. Ma perché tre? No, beh, non è vero, non c'è un numero. Perché tre? Ok, giusto, gli occhi e la simpatia, sicuramente. Cosa amo nelle persone? La sincerità. Bravissimo. La pace nel mondo. Assolutamente no. Vabbè, certo, anche quella. Ma prima la sincerità. Okay. Che cosa odio invece nelle persone? La falsità. Bravissimo. La non pace nel mondo. La cosa mi fa paura? Le cimici. Giusto. Perfetto. Ho dei tatuaggi. E se certo. Sì, quanti? Ne hai ben tre. Uno, due, tre. Giusto. Grazie, okay, perfetto. Ho dei soprannomi. Sì, ma non li dico. Perché? Perché fanno pena. Cioè? Quali sono? Sono Sisa. Ok. Arabi. Basta, finito. E Bibi. Ma... Puoi dire queste cose. Perché? Perché sono tutti in giro. Vabbè. Allora, quali sono due miei pregi? Allora, l'ordine, no. Beh, che sei simpatica... Sei a modo. A modo? Sì, a modo. Vabbè, sarò a modo. Tu non hai difetti. Dai, Fabio. Ma sei serio? Fai solo quello che vuoi tu, bisogna fare come vuoi tu. Se dovessi collezionare qualcosa, che cosa sarebbe? Se tu
tu lo fai già, la collezione dei profumi. Ok. Come gli orecchini. Il mio profumo più utilizzato. Questo è difficile. Però la sai in realtà, secondo me. Sì che la so. Chanel. Ma quale? Va bene, i mille. No, dimmi, Chanel che uso più spesso. Chance. Perfetto. A che cosa sono allergica? Sei allergica... A te. Alle graminacee. Al lattice. Ok. Che però non è vero. Invece è verissimo, è venuto fuori dal test. Per niente proprio, perché lavi quei guanti di lattice. Non è vero, il nitrile. Poi... Basta. Ok. E cosa faccio prima di dormire? Pensi se hai fatto delle cose utili nella giornata. Ok, e faccio anche un'altra cosa. Ti strucchi. Parte quello un po' prima quando... Ti profumi. Ok. Allora, qual è il mio cibo preferito? Non vale dire la maionese. Il gorgonzola. Ok. Vince su tutto. Anche sul sushi? Sì, certo. Per questo devi dirmelo tu, che ne so io. No, secondo me vince il sushi. Allora il sushi. Ok. Qual è il mio animale preferito? Cani. Infatti abbiamo ben due cagnoline. Non è il mio animale preferito. Ma no, perché è il mio cane? Perché è tutto. Ah, è la sirena. No. Qual è? Il cavallo. Il cavallo? Il cavallo, lo so. Però perché non lo dici? Per un po' di suspense. Qual è il mio posto preferito nel mondo? Il mare. Il posto? Un posto al mare. Sì, ma una città. Alghero. Che bella Alghero. I bastioni di Alghero. Vabbè, buttali via. Hai fatto. Qual è il mio colore preferito? Verde chiaro. Ma hai detto una roba del genere? Il bianco. Bravissimo, il bianco, so. Bravo. Bellissimo. Qual è la mia stagione preferita? L'estate. Viva il summer. Il summer time. Quali sono i miei 4 contatti preferiti sulla rubrica? Ma che ne so? Beh, io. No. Per forza. No. E allora è finito qui il gioco. Anzi, è finito proprio tra di noi. Sì, ci sei tu. Ok, io, poi. Tua mamma? Sì. Tuo papà? Sì. Tua sorella? Sì. Basta, giusto. Fantasia. Allora, qual è la mia pizza preferita? La pizza è quella, la pizza bianca, con stracchino e gorgonzola. Perfetto. Grazie. Allora, qual è stata la tua prima impressione quando mi hai vista? Non si può dire. Dai, Fabio. Parla. Ammazza, che carina quella ragazza lì. Vedi che parli strano. Qual è stata la prima nostra vacanza? Vabbè, la nostra prima nostra vacanza è in Sardegna. Ok. Vada ieri. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Sono stati dei lunghi capelli biondi. Allora, qual è il mio talento? Quello che fa passare singhiozzo a tutti, animali o persone. Consiste nel mettere le mani sulla pancia dell'altro, che sia persona o animale, e puff, passa il singhiozzo, non c'è più. Qual è la mia squadra preferita? La tua squadra preferita è la Juventus, ovviamente. Ok. Anche perché sennò dormi fuori di casa. Non so che voto date a Fabio per queste sue risposte. Le giocate tutte. Più o meno, alcune le hai inventate, alcune le hai completamente sbagliate. Però diciamo che la maggior parte delle cose su di me le conosce. Allora, se vi è piaciuto il video, ragazzi, lasciateci un like. Ovviamente se avete delle domande da farci, non fatecele, è meglio così. Iscrivetevi al nostro canale, che in realtà è il mio canale, quindi iscrivetevi al mio canale. Io non c'entro niente. Assolutamente no, un ospite di partecipazione. Per carità. Ci vediamo al prossimo video e... Let's talk about it.